Questa mattina è iniziata come tutte le mattine. O meglio, diciamo che ci siamo sforzate di far sì che iniziasse come tutte le altre mattine. Ma la verità è che questa mattina ci siamo alzate davvero prestissimo. Io mi sono alzata prestissimo. Milena ha continuato a stare a letto per un po', ma in realtà anche lei era sveglia. Ed eravamo sveglie perché aspettavamo l'ora X per andare a ritirare il referto degli esami. Ma l'ora X non arrivava mai. E così aspettavo. Ho provato ad attaccare una lavatrice per fare passare il tempo. Ho iniziato a dividere, buttare l'immondizia. E le 10 non arrivavano mai. E allora ho deciso di buttarmi sul bucato. Emile ha incominciato ad aggiustare quella scarpiera che era un anno e mezzo che era lì. Ma finalmente sono arrivate le 10. Diventa un pochettino pesante tutte le volte, ogni 3 mesi, ritrovarsi qui. E tutte le volte, ogni 3 mesi, arrivare con il nodo alla gola. Ma fortunatamente, anche questa volta, gli esami erano belli. I marker tumorali sono perfetti. E allora non rimane che festeggiare. Come tutte le volte, come da un anno a questa parte, ogni 3 mesi, con gli amici di sempre. E ringrazio gli amici vicini e lontani. E subito dopo riprendi la tua normale routine. Quella routine che è ancora un pochettino diversa da quella dell'anno scorso. Quella routine che vuoi far tornare normale. Normale. Che poi, che cos'è la normalità? Chi decide chi è normale e chi... o cosa è normale e cosa no. E noi che siamo gente normale abbiamo scoperto che il lavandino si può smontare. E vi abbiamo fatto anche la rima. Guardate qua cosa non c'è. Io non so chi di voi sapeva, e se non lo sapevate adesso sapevatelo. Normalità. Normalità per me vuole appunto dire incominciare a stare a casa da sola, riniziare a stare a casa da sola,
per 1 o 2 ore, non tanto perché fisicamente non ce la faccia, ma per una serie di troppo lunghi e complicati motivi. Normalità vuol dire riprendere a fare questa azione qui che non facevo da 14 mesi. 14, ragazzi. Normalità vuole anche dire aver esultato troppo prima ed aver rovinato una sedia, per poi ricordarsi subito che 5 anni fa Erika, tu avevi aperto un canale YouTube dove parlavi sempre di pulizie, trucchi, trucchetti e rimedi naturali per andare a pulire la casa, e ti ricordi di questo trucco che avevi fatto vedere e dici: sì, mi ricordo che un pochettino funzionava, che un pochettino camuffava. Normalità vuol dire riprendere a passare l'aspirapolvere. Era davvero da un po' che non lo passavo. E normalità vuol dire piegarsi e riuscire a lavare i pavimenti. Normalità vuol dire spostare e alzare di nuovo quel tavolo e spostare da sola quei tappeti. Normalità vuol dire: Erika, sei riuscita a pulire tutta una stanza intera quasi senza fermarti. Normalità, carattere, condizione di chi, di ciò che è normale. Tutto si è svolto nella più assoluta normalità. Sta tornando tutto alla normalità. Resta tutto nella normalità. E che più il tempo sta passando e più sto realizzando che questa normalità arriverà dopo 5 anni, e che la guarigione arriverà dopo i 5 anni, perché i primi 5 anni sono fondamentali per scongiurare di non riammalarsi. E tutto ciò lo dico e lo racconto con la serenità nel cuore, perché credo che uno dei primi passi sia l'accettazione. Quindi qua non si tratta di essere pessimisti o di piangersi addosso, qua si tratta proprio di essere realisti, di non farsi false illusioni, ma sicuramente un'altra cosa, e quella la so per certa, è che la cosa che più ti aiuta a guarire è il buon umore, è il desiderio di guarire. Beh, già quello è sempre stato e resterà già la metà della salute, perché guarire significa agire.